Buonasera, benvenuti a tutti sull'Alchimista TV. Questo è Viaggiatore Spazio-Temporale, rubrica che si occupa di viaggiare nel tempo alla ricerca dei misteri dell'uomo e i misteri della Terra. Oggi abbiamo il grande piacere di ospitare di nuovo il professor Giovanni Pellegrino. Lui è uno studioso e docente che ha dedicato la sua carriera all'esplorazione e all'insegnamento della storia delle religioni, della sociologia e della filosofia. Il professor Pellegrino ha arricchito il panorama accademico con numerosi articoli e tanti altri libri che spaziano dalla storia delle religioni e dell'ufologia, dalla sociologia alla filosofia. Oggi siamo qui a parlare di un argomento molto affascinante, la magia. Con una breve storia della magia, diamo il benvenuto a Giovanni Pellegrino. Buonasera. Allora, faccio vedere anche la copertina di uno dei suoi libri, Breve storia della magia. Allora, come sta, professore? Tutto bene, Pierri, tu stai bene? Sì, tutto bene. Bene. Iniziamo subito a parlare dell'argomento di stasera. Come definiresti la magia nel contesto storico e culturale? Storico? Se vuoi parlare nel contesto storico e culturale, come definiresti la magia? Dunque, se vogliamo definire la magia nel contesto storico-culturale, possiamo dire che dobbiamo fare un po' la differenza con la religione, perché la magia, come la religione, mettono in contatto l'uomo con la dimensione soprannaturale, del supra, la chiamano gli storici delle religioni. Però, diciamo, gli antropologi, i sociologi tendono a fare una differenza tra magia e religione, perché tutte e due mettere in contatto con la dimensione soprannaturale, però nella religione l'uomo si pone in maniera umile, sottomessa di fronte alla dimensione del soprannaturale. Invece nella magia l'uomo chiede, assume un atteggiamento di maggior sicurezza, maggior forza nei riguardi della dimensione soprannaturale. Possiamo utilizzare due categorie per chiarire la differenza. Allora, la religione viene definita dai storici delle religioni ierofania, cioè tradotto in italiano manifestazione del sacro. La magia viene considerata una forma di cratofania, ovvero volontà di potenza, manifestazione di potenza. Quindi il mago cerca di padroneggiare la dimensione del soprannaturale, di ottenere, diciamo, senza chiedere umilmente, ma quasi di costringere gli enti superiori, gli enti, diciamo, soprannaturali, ad accogliere le sue ricerche, le sue richieste. Invece il credente si pone in uno stato di sottomissione. Questa, secondo me, è la magia. Quindi lo definisco in poche parole per rispondere alla tua domanda. È un modo di rapportarsi alla dimensione. Ma lì c'è una trasmissione, che parla. Allora, scusami, Pierri, c'è stata un'interferenza. Sì, Allora. vabbè, bello di queste trasmissioni che sono. Non ti preoccupare, continua pure. Ok, scusami. Quindi la magia, allora, per definirla in breve, si pone in relazione con la dimensione del supra, del soprannaturale, ma si pone in un atteggiamento di volontà di potenza, cratofania, di controllo sulla dimensione soprannaturale. Questo per me è una definizione storico-culturale di magia. Ci vuoi raccontare un po' quali sono le prime tracce storiche
della pratica magica nelle civiltà antiche? Sì, dunque diciamo che la magia già compare nella culla della civiltà. La culla della civiltà è la Mesopotamia, la prima civiltà storica. Non prendiamo in considerazione la preistoria, che non abbiamo fonti scritte, quindi nella preistoria abbiamo solo dei graffiti, dei dipinti di argomento magico, perché anche l'uomo della preistoria credeva nella magia, utilizzava la magia per esempio per facilitare il buon risultato nella caccia, quindi c'era una magia finalizzata a questo. Però la magia nasce proprio come disciplina, come scienza nella Mesopotamia, tra gli Assiri e i Babilonesi, tant'è vero che nella civiltà della Mesopotamia possiamo dire che la magia permeava ogni aspetto della civiltà mesopotamica, era collegata strettamente con la religione e anche con la medicina. Perché? Perché la religione mesopotamica contava su parecchi riti magici, parecchi elementi magici, e le malattie erano considerate dai popoli della Mesopotamia causate da entità soprannaturali, demoni, dei degli inferi, anime dei morti, streghe e così via. Quindi diciamo che la magia era permeante, era totalizzante nella civiltà della Mesopotamia. In Mesopotamia c'erano proprio dei maghi sacerdoti, i cosiddetti caldei, che hanno avuto fama di essere maghi e astrologi di grandissima fama. Chi erano questi caldei? I caldei erano praticamente dei maghi sacerdoti che erano molto esperti non solo in magia, ma anche in astrologia e in tutte le pratiche divinatorie. Erano quelli che oggi noi definiremmo figli di arte, nel senso che si tramandavano da padre in figlio le conoscenze magiche. Agli inizi i caldei davano le loro prestazioni astrologiche soltanto al re, in funzione dell'interesse del regno. Poi man mano furono contattati e furono consultati anche dalle classi inferiori. E possiamo anche dire che nella società mesopotamica il rapporto con la dimensione soprannaturale era improntato al pessimismo, al fatalismo e alla rassegnazione, perché bastava un niente per diventare vittima di attacchi soprannaturali. Da chi potevano provenire questi attacchi soprannaturali? Potevano provenire dalle streghe in primo luogo, perché esistevano anche allora le streghe in Mesopotamia. Basti pensare a un dato molto importante, il codice di Hammurabi, circa del 1800 a.C. Era un codice che tra l'altro prevedeva delle severe pene per chi utilizzava la magia per danneggiare altre persone, quindi per fini illeciti. Ma la paura degli attacchi soprannaturali era totalizzante in Mesopotamia. C'erano dei rituali di difesa rispetto a questi attacchi soprannaturali. Facevano molta paura anche le anime dei morti. E quindi c'erano dei rituali magici per evitare che le anime dei morti potessero causare problemi. Ma una società magica, anch'essa, era quella egiziana. Quindi trasferiamoci dalla Mesopotamia all'Egitto. L'Egitto è proprio una civiltà che è a buon diritto, si può definire assolutamente magica, perché la religione egiziana era un tipico esempio di religione magica, in quanto contava molti rituali per varie occasioni, mentre la religione assiro babilonese, per ritornare in un flash alla Mesopotamia, era una religione astrale, in quanto le stelle erano considerate la dimora degli dei, quindi praticamente le stelle avevano un grande influsso sugli uomini. Gli uomini erano un po' burattini nelle mani del potere delle stelle. In Egitto la situazione non era tanto diversa, perché i sacerdoti egiziani erano anche maghi, erano
classiche figure di maghi, sacerdoti. E in quali settori della religione egiziana si trovava la magia? Un po' in tutti, però io focalizzerei la mia attenzione sulle pratiche funerarie e sull'evocazione delle divinità. Allora, nelle pratiche funerarie, in pratica, la magia aveva un ruolo importantissimo. C'erano dei libri, proprio dei testi sacri egiziani, che erano una serie di formule, di incantesimi, proprio per facilitare l'ingresso dell'anima nell'aldilà, per guidare il morto nell'aldilà e per assicurargli un felice soggiorno nell'aldilà. Quindi, in pratica, quali sono questi testi? Allora, abbiamo i testi delle piramidi, i testi dei sarcofagi, del sarcofago, il libro dei morti e anche il libro di Thoth. Questi sono testi base per la magia egiziana. I testi delle piramidi erano scritti sulla parte esterna delle piramidi e appunto, come ho detto prima, avevano lo scopo di facilitare l'ingresso dell'anima nell'aldilà. Sì. Allora, poi c'era molto importante, oltre ai testi del sarcofago che ho detto prima, il libro dei morti, il libro di Thoth, che era la quinta essenza della magia egiziana. Era un po' il manuale magico dell'antico Egitto, la summa della conoscenza magica degli antichi egizi. E c'è da dire anche il concetto di Eka, che nella magia egiziana era importantissimo. L'Eka che cos'era? Era praticamente l'energia magica dell'universo, l'energia magica che permeava l'universo, che era stata utilizzata dagli dèi per creare l'ordine cosmico ed era utilizzata anche per mantenere l'ordine cosmico. E il mago egiziano era in grado di manipolare l'Eka per ottenere i suoi effetti magici. Quindi questo è un concetto fondamentale della magia egiziana. Poi sono gli elementi spirituali dell'uomo. Secondo l'antropologia magica egiziana, l'uomo aveva almeno cinque elementi spirituali. Aveva il nome, il doppio, l'anima, lo spirito e la personalità. Questi erano quegli elementi che sopravvivevano alla morte. E quindi l'anima per entrare nell'aldilà e per avere un felice soggiorno nell'aldilà doveva sfruttare al massimo questi cinque elementi spirituali. Poi qualche cosa io vorrei dire anche sulla Persia, un panorama grafico sulla Persia, per terminare un po', prima di passare poi semmai a Roma e alla Grecia, che c'è un discorso a parte da fare. Anche la società persiana aveva i suoi maghi, maghi molto famosi, perché sono citati perfino nella Bibbia, i famosi magi, i magi che visitarono Gesù e portarono intorno loro l'incenso e la mirra. Quindi erano sacerdoti maghi che avevano un compito importantissimo per la società, diciamo, persiana, quello di arginare il potere nefasto dei Deva, che erano dei demoni che potevano causare molti problemi. E poi c'era i libri magici dell'antica Persia, i Ventidad, che in pratica contenevano incantesimi per ogni situazione. Erano molto importanti i riti di purificazione, perché se si infrangevano certe regole, i cosiddetti tabù, che sono delle regole che bisognava rispettare per mantenersi puri, l'unico modo per ritrovare la purezza era ricorrere a dei riti magici. Quindi la magia pure in Persia aveva un ruolo importantissimo. Quindi abbiamo visto la Mesopotamia, la Persia e poi abbiamo visto l'Egitto. E Poi poi, non so ma più se successivamente c'è la Grecia, come detto prima, e
l'antica Roma. l'antica Roma. E qua c'è da fare un discorso approfondito perché diciamo che in Grecia la magia era temuta abbastanza, la magia negativa, quella per danneggiare. Ci sono due personaggi di streghe, di maghe molto conosciute in Grecia, che sono Circe e Medea, che sono due maghe, sono famosissime anche per chi non studia la magia, però altri non conoscono le donne della Tessaglia, che erano praticamente delle donne famose per la magia, quindi per la magia nera si diceva che le donne della Tessaglia potevano fare qualsiasi cosa. E quindi nel mondo greco la magia era tenuta in considerazione, però c'era anche chi era scettico nella magia. Io devo riportare anche il parere di un grande scettico, era Platone. Platone, in un passo famoso, dice di non credere ai maghi, al potere dei maghi, e attacca la magia come forma di superstizione. Però bisogna essere anche onesti. Platone parlava anche non con la massima obiettività, perché Platone attaccava i maghi, chi praticava la magia, anche perché erano gente che non erano al vertice della scala gerarchica della polis greca, erano donne, schiavi, erano meteci, cioè gli stranieri che pagavano la tassa per stare ad Atene. Quindi Platone dimostra anche in questo caso di essere un po', di avere dei preconcetti verso la magia, anche perché non era praticata dai cittadini, praticamente. Quindi c'era anche questo. Invece a Roma il discorso era ancora più permeante, perché Roma ha avuto leggi contro la magia negativa dalle origini della sua civiltà. Questo dobbiamo mettere bene in evidenza, perché già nelle 12 tavole, che erano la base del diritto romano, c'erano delle leggi che punivano severamente chi usava la magia per uccidere o per danneggiare altre persone. Poi c'era una legge molto famosa sulla magia e sugli avvelenamenti, era la Lex Cornelia de Sicaris et Venificis, che, come dice il nome della legge, puniva chi uccideva col veleno o chi uccideva con la magia. Questa è una legge Cornelia perché è emanata da Lucio Cornelio Silla. Anche al tempo della Repubblica, molti non sanno che ci furono anche due cacce alle streghe dell'antica Roma repubblicana. Queste cacce avvennero nel secondo secolo avanti Cristo. Ce ne parla il grande storico romano Tito Livio, che ci dice anche che queste cacce furono molto spietate e provocarono circa 3.000 morti, quindi non furono cacce di poco conto. Poi, andando più avanti, ci furono anche degli imperatori che emanarono delle leggi contro la magia. Citare fra tutto Costantino. Costantino emanò due leggi, una contro la magia nera e anche la magia sessuale, nel senso che venivano condannati chi uccideva o danneggiava la salute di altre persone, o anche chi conquistava l'amore e generava la passione nelle altre persone con la magia. E poi c'è un'altra legge di Costantino che puniva la divinazione, quindi collegata alla magia, però nelle case private, mentre permetteva la divinazione nei templi pagani. Quindi c'era un po' di contraddizione in questa legge di Costantino. Ancora, andando in avanti, nella società romana le streghe erano ben conosciute, c'erano diversi nomi per indicare le streghe: Strix, Lamia, Venefica, Malefica. Lo Strix non era altro che un rapace notturno che si cibava di carne umana. Quindi la strega era chiamata Strix perché si pensava che si cibasse di carne, soprattutto dei bambini. Poi Lamia. Chi era Lamia? Questo è un personaggio della mitologia romana.
Lame era una leggendaria regina della Libia, la quale fu una delle tante amanti di Giove. Proprio per questa ragione, Giunone, la moglie di Giove, la punì uccidendo i figli. E da allora Lamia girava la notte e uccideva i bambini. Quindi in pratica Lamia faceva di nuovo riferimento al fatto che le streghe erano accusate a Roma di uccidere i bambini e anche utilizzarli per produrre filtri magici. Poi c'era anche Venefica, e questo si capisce facilmente perché le streghe erano accusate di usare spesso il veleno per uccidere i nemici, e Malefica, proprio perché facevano i maleficia, gli incantesimi, quelle che si chiamano anche fatture. Poi a Roma, diciamo, parlano di magia anche personaggi importanti della letteratura latina. Basta citare Plinio il Vecchio e basta citare anche Lucano. E anche Giovenale. Plinio il Vecchio dà una bella definizione della magia. Plinio il Vecchio mette in evidenza che la magia a Roma, e non solo a Roma, raccoglieva grandi successi, quindi era praticata da molte persone. E Plinio il Vecchio si chiede come mai questo? E risponde perché la magia inglobava, secondo Plinio il Vecchio, tre discipline molto attraenti: la medicina, l'astrologia e la religione. Poi Lucano, un poeta latino, si fa una domanda molto interessante per noi che studiamo la magia. Si chiede Lucano, i poteri magici da dove originano? Cioè, chi evoca gli dèi, la strega che evoca gli dèi, costringe gli dèi a intervenire a suo favore, o gli dèi sono liberi di rispondere o meno all'invocazione della strega? E poi tutte le divinità rispondono alle invocazioni della strega, o solo una, solo alcune. Quindi già si ha una bella discussione in Lucano sull'origine dei poteri magici. Quindi diciamo già a Roma la discussione sulla magia aveva raggiunto livelli molto sofisticati. E infine c'è da dire anche Giovenale, il grande satirico, poeta satirico romano, che nella Sesta Satira, una delle satire più famose, dice che le donne romane utilizzavano spesso la magia per robotizzare, per dominare i loro mariti. Quindi ci offre una testimonianza giovenale che la magia era utilizzata al suo tempo molto, molto frequentemente, anche in ambiti familiari, in ambiti privati. Poi c'è, mi permetto di ricordare un ultimo episodio per chiudere il discorso su Roma. Si dice che anche la magia era utilizzata a livello politico, anche i grandi personaggi venivano colpiti dalle defissioni, che erano delle tavolette in piombo con inciso delle maledizioni per augurare la morte o guai severi ai nemici. E si dice che un grande generale romano germanico, designato erede al trono da Tiberio, l'imperatore Tiberio, sia morto con mezzi magici, perché nella sua stanza di morte furono trovati segni di fatture, molte fatture a morte, molto pesanti. Per cui ci sono alcuni storici latini, alcune fonti storiche latine, che attribuiscono la morte misteriosa, tra l'altro, di Germanico a mezzi magici, a strategie magiche. E questo posso aver concluso il discorso sulla Grecia e su Roma. Com'è cambiata la percezione della magia nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo? Beh, c'è stato un cambiamento radicale. Già nell'alto medioevo c'è un bel cambiamento, però poi arriviamo alla caccia alle streghe, quindi cambiamo proprio, c'è una rivoluzione a 360 gradi. Però andiamo per grado. Vediamo com'è cambiata coi padri della Chiesa. Quindi diciamo già con Agostino, quando c'era ancora l'impero romano. Agostino si è molto interessato di magia e senz'altro Agostino ci fa capire com'è cambiata la percezione della magia dal cristianesimo al paganesimo. Allora, nel De Doctrina Christiana
Agostino in pratica elabora la teoria dei segni, che è stata una teoria che ha influenzato molto la percezione, la concezione cristiana della magia. Che cos'è questa teoria dei segni? Allora, secondo Agostino, la magia è un linguaggio in comune tra i demoni e gli uomini. Quindi, secondo Agostino, chi praticava la magia scendeva sul livello dei demoni. Ma quello che è differente, tutti i tipi di magia, stiamo attenzione, che nel mondo pagano era condannata solo la magia nera e qualche volta la magia rossa, come abbiamo visto con Costantino. Invece Agostino coinvolge nella condanna della magia anche quella bianca, anche quella finalizzata al mantenimento della salute e finalizzata alla protezione del raccolto dei campi. Anzi, Agostino va ancora oltre, attacca anche la forma più nobile di magia del mondo pagano. La forma più nobile di magia del mondo pagano era la cosiddetta teurgia. Secondo i teurgi, mediante la magia teurgica era possibile entrare in contatto, in comunione con gli dèi addirittura, ed era anche possibile avere informazioni sulla dimensione divina e anche attirarsi, perché no, la benevolenza e la protezione degli dèi nelle faccende umane. Agostino giunge ad affermare che nel De Civitate Dei, nella città di Dio, che gli dèi pagani, compresi quelli evocati dai teurgi, non erano altro che demoni travestiti. Quindi demonizza tutta la magia, Sant'Agostino praticamente. Tutta la magia bianca, rossa, nera era prodotta dai demoni, o in veste esplicita o travestiti sotto false spoglie. Ma poi andando avanti nell'Alto Medioevo, abbiamo il Canon Episcopi del monaco, di un famoso monaco che cercò. Mi sfugge il nome, chiedo scusa. Bene, c'è un po' di note. Comunque, è un monaco che elaborò un'opera per guidare i vescovi, i canoni episcopi, nel perseguitare la magia. Però, come veniva perseguitata la magia dell'Alto Medioevo? Non certo con i roghi, non certo col carcere, non certo con le condanne a morte. Allora, chi praticava la magia nell'Alto Medioevo veniva semplicemente escluso dalla comunità. Ah, il monaco era regino, sì, ma è tornato a mente, c'è un rumore che può capitare qualche volta nel discorso. Allora, e in pratica c'è da dire che chi era responsabile di magia, anche nera, anche stregoneria, in pratica veniva scomunicato, veniva indicato al vescovo e il vescovo lo scomunica. Quindi nessuna condanna a morte, nessuna persecuzione, nessun carcere, nessun rogo. La Chiesa era molto più moderata. Purtroppo però questa moderazione della Chiesa non è durata sempre. Poi siamo arrivati alla caccia alle streghe, che io devo dire con grande sincerità che è una delle pagine nere della storia della Chiesa cattolica e anche della storia dei protestanti, luterani e calvinisti, perché la caccia alle streghe è una pagina vergognosa per la Chiesa cattolica e per i protestanti. Diciamo che, se la devo definire, è stata una persecuzione indegna, biasimevole, condannabile al massimo grado, delle donne soprattutto, perché la maggior parte delle condannate a morte a rogo erano donne. Questo bisogna dire con grande chiarezza. Quindi la caccia alle streghe, di cui parlerò tra poco, può essere definita, se usiamo i termini della psicopatologia, come una follia collettiva, un'isteria collettiva, una psicosi collettiva. Ma come è scoppiata questa caccia alle streghe? Ecco, quindi dobbiamo cercare di capire questa pagina vergognosa della storia dell'Europa, come è potuta succedere. E allora cerchiamo di identificare le cause della caccia alle streghe e poi passeremo a identificare le responsabilità. Perché
chi sono stati i responsabili di questa indegna pagina della storia dell'Europa. Allora, le cause, diciamo, è stata la paura del diavolo, la paura delle streghe, la misoginia che imperava in quel periodo storico, la ricerca di capri espiatori, ossessiva io direi, il cambiamento degli strumenti giudiziari e il fanatismo religioso di inquisitori e teologi. Dirò qualcosina su tutte e sei queste cause. E allora, la paura delle streghe nel Medioevo, soprattutto nel basso Medioevo, ma anche prima, raggiunse il parossismo, si vedevano streghe da tutti i parti. Questo era il problema. Anche dove non c'erano, si vedeva sempre l'opera delle streghe. Poi la paura del diavolo, un'altra cosa che caratterizza la psicologia dell'uomo medievale, anche dell'uomo moderno, perché non ci dimentichiamo che la caccia alle streghe come periodo principale va dal 1450 al 1750, quindi piglia anche la prima età moderna, non solo il medioevo, come molti potrebbero pensare. E la paura del diavolo era un'ossessione, diciamo, per l'uomo medievale, anche per l'uomo dell'età moderna. Poi la misoginia, io voglio insistere sulla misoginia, che è un elemento senz'altro vergognoso della civiltà medievale. La misoginia nasce molto dietro, io devo fare un excursus dietro. Già fra i cristiani, nel primo Medioevo, la donna era considerata più debole dell'uomo, non solo fisicamente, ma anche moralmente e intellettualmente. Perché? Perché era la discendente di Eva, la quale Eva era stata la prima donna che aveva ceduto alle tentazioni del diavolo. Quindi i teologi medievali definivano la donna Ianua peccatorum, cioè porta di tutti i peccati. Quindi si può capire che con una definizione di questo tipo della donna, le donne erano accusate di tutto. Anche se le donne non avevano colpe, diventavano il capro espiatore di tutti e di tutti. E dobbiamo dire la verità, questo. E quindi la misoginia è una delle cause della caccia alle streghe. Sì. Poi il sistema giudiziario. Ci dobbiamo appuntare pure al sistema giudiziario come causa della caccia alle streghe, perché il sistema giudiziario medievale, anche moderno, prevedeva l'uso della tortura, la tortura per vari reati, tra cui il reato di stregoneria. E allora che succedeva? Che molta gente, pur di far finire le torture, confessava reati inesistenti. Io voglio insistere su questo punto, perché molte presunte streghe confessavano perché volevano finire di essere torturate, non ce la facevano più a subire le terribili torture, e confessavano. Quindi molti processi sulle stregonerie sono nati dall'uso della tortura indiscriminato e spietato. E io lo devo mettere in evidenza questo. Quindi anche questo va. E poi il fanatismo religioso. Il fanatismo religioso è una brutta bestia, qua, e anche la religione cattolica in quel periodo cadeva nel fanatismo. E quindi fanatismo degli inquisitori, fanatismo dei teologi, basta citare alcuni teologi. Io voglio citare Martin del Rio, il quale era convinto che esisteva una congiura di streghe e demoni contro il cristianesimo, contro i cristiani, una setta costituita da streghe e demoni per colpire il cristianesimo. Quindi queste sono le cause della caccia. Ecco perché si è passato dal moderato canone episcopo del monaco Regino allo spietato Malleus Maleficarum, scritto nel 1486, che era il manuale degli inquisitori. Poi anche i papi hanno dato il loro contributo alla caccia alle streghe. Non dobbiamo sottacere il ruolo dei papi, basti pensare per esempio a Giovanni XXII, che in una famosa bolla equiparò la stregoneria alla eresia, fatto gravissimo, perché equiparare la stregoneria all'eresia significava che le streghe potevano essere perseguitate come gli eretici. Quindi
dal Tribunale dell'Inquisizione. Però ora andiamo a vedere le responsabilità della caccia all'estero, perché ci sono delle responsabilità gravi. Allora, la Chiesa Cattolica ha senz'altro delle gravissime responsabilità nella caccia, non si può tacere. Anche Papa Wojtyla ha ammesso nel 2000, se ricordo bene, le responsabilità della Chiesa nella caccia alle streghe. Ha chiesto anche scusa Papa Wojtyla per la caccia alle streghe. Quindi anch'io, anche se sono cattolico, mi sento di chiedere scusa per la caccia alle streghe, che è stata una pagina indegna, vergognosa della storia della Chiesa cattolica, una pagina veramente tragica. Io mi vergogno di questo fatto, devo dire la verità. Però non è stata sulla Chiesa cattolica. Ristabiliamo anche la verità storica. A me interessa la verità storica. Anche i protestanti hanno scatenato delle cacce alle streghe terribili, spietate. Voglio citare due casi: quello della scuola. Nella caccia alle streghe sono gravissime, come quelle della Chiesa Cattolica. Io voglio citare due casi di caccia alle streghe spietate. Quella in Scozia del re Giacomo I, Stuart, che scatenò una caccia alle streghe terribile. Giacomo Stuart era un fanatico religioso che proprio per il suo fanatismo se l'ha preso con le streghe in maniera incredibile. E poi nella Germania luterana ci furono spietate cacce alle streghe. Poi gli stati, non ci dimentichiamo delle colpe degli stati nella caccia alle streghe, gli stati sia cattolici sia protestanti. Per quel che riguarda gli stati cattolici, io voglio citare la terribile Inquisizione spagnola che fece vittime terrificanti, scatenata proprio dalla Spagna cattolica, con l'appoggio della Chiesa cattolica, con l'appoggio delle gerarchie cattoliche. Diciamo che l'Inquisizione, noi avevamo due inquisizioni nel mondo cattolico: l'Inquisizione romana, gestita direttamente dalla Chiesa, dal Vaticano, e l'Inquisizione spagnola, che era gestita dallo Stato spagnolo. Ma anche gli stati protestanti appoggiarono tutte le misure contro le streghe, le perseguitarono in tutti i modi, quindi fu un clima terribile. Poi c'è da dire anche che un'altra causa fu le colpe degli intellettuali, delle elite intellettuali. Non le sottaciamo, che anche gli intellettuali di quel tempo, della caccia alle streghe, appoggiarono la caccia alle streghe stessa, la sostennero. Ci furono delle cose mitiche, delle cose assurde, sostenute dagli intellettuali. Io voglio dire una cosa: la stragrande maggioranza, mi sbilancio in questo momento, anche se forse mi sbilancio troppo, però la stragrande maggioranza delle donne che finirono sul rogo erano innocenti, erano vittime della psicosi collettiva, della isteria collettiva. C'era qualche satanista, io credo di sì, perché i satanisti sono sempre esistiti. Diciamo, al tempo di Roma e della Grecia invocavano le divinità degli inferi, no? Perché non esisteva il diavolo. Nel Medioevo ci sono anche oggi i satanisti, lo sappiamo, no? Però sataniste che facevano crimini satanici erano rarissimi, quindi la maggior parte di quelli che finirono sul rogo erano innocenti, o al massimo praticavano la magia bianca per scopi favorevoli alla comunità, per curare le malattie. Quindi c'è veramente da ri riabilitare le donne di quell'epoca storica. E quindi ci fu questo anche. Poi, infine, c'è da dire come ultima responsabile il popolo. Non sottaciamo la responsabilità del popolo, che il popolino molto spesso si convinceva che una persona era strega, no? Magari perché aveva qualche morte improvvisa in famiglia, perché c'erano delle carestie, che c'erano delle pestilenze, e stabilivano con qualche donna
che era antipatica, possiamo dire, al popolo, e venivano denunciate all'Inquisizione e finivano o a rogo o finivano torturate. Il popolo a volte ha linciato delle donne considerate streghe. Ci sono stati anche dei linciaggi. Gli storici li riportano questi linciaggi. Quindi anche il popolo ha giocato la sua parte nella caccia alle streghe. In definitiva posso dire questo però, che c'erano anche delle discussioni fantasiose proprio. Per esempio, io vorrei dire qualcosa sul Sabba e sul cosiddetto patto col diavolo, che sono dei capisaldi del concetto di stregoneria cristiana. Dato che tu mi hai chiesto come è cambiata la magia dal paganesimo al cristianesimo. Allora, le streghe c'erano anche tra i pagani, siamo d'accordo. Però, come ho detto prima, queste streghe si appoggiavano agli dei degli inferi o alle anime dei morti che stavano negli inferi pagani. Invece, col cristianesimo si ha due concetti nuovi, il patto col diavolo e il sabba, che sono concetti tipicamente cristiani, che non esistono nella storia della stregoneria, diciamo, pagana. E io penso che debba dire qualcosa sul sabba e sul patto col diavolo, se no la trasmissione sarebbe incompleta. Allora, il sabba. Che cos'era il sabba? Il sabba era la riunione tra streghe e tra demoni. E cosa avveniva nel sabba secondo? Diciamo che i teologi cristiani si sono scatenati nel attribuire al sabba certe caratteristiche. Teologi, demonologi cristiani, come Bernardo Rategno, per esempio, come già citato Martin Del Rio. Allora, vediamo in breve cosa avveniva nel sabba secondo i teologi cristiani. Allora, prima di tutto c'era la adorazione del diavolo, no? Allora, secondo i teologi cristiani, le streghe, la prima cosa che facevano nel sabba era adorare il diavolo. In che modo adorare? O baciandolo in varie parti del corpo, o inchinandosi e prostrandosi. Praticamente, quindi, l'adorazione del diavolo è il primo momento del sabba. Poi c'è da dire pure che c'era la cosiddetta abiura, sì, il rinnegare la fede cristiana. In che consisteva questo? Cioè che le streghe al sabba rinnegavano la loro appartenenza, rinnegavano il battesimo, in poche parole. E quindi rinnegavano la propria appartenenza alla religione cristiana. Quindi questo è il secondo momento. Poi un altro momento molto sottolineato da Martin Del Rio, da Bernardo Rategna, era la parodia blasfema della messa cattolica, nel senso che le streghe prendevano in giro, questa parodia, questo significa, no? La messa cattolica. Poi un altro elemento del sabba tipico era che le streghe raccontavano ai demoni, al diavolo, le imprese malvagie che avevano compiuto prima del sabba. E il diavolo o le complimentava se le imprese malvagie erano parecchie e gravi, o le rimproverava. E poi il quinto e ultimo punto del sabba era, diciamo, il progettare nuove imprese malvagie nell'immediato dopo sabba, diciamo così. Poi, durante il sabba, sempre a detta di Martin Del Rio, le streghe erano solite accoppiarsi sessualmente tra di loro e con il diavolo, danzare e banchettare. Questi erano i comportamenti attribuiti alle streghe nel sabba. Poi c'era il cosiddetto patto col diavolo. Questo è di grande importanza, il patto col diavolo, perché ha definito la figura della strega come eretica, attenzione, apostata e idolatra. Perché? Questo c'era da metterlo bene in evidenza. Dunque,
la strega stringeva un patto col diavolo. Che in che cosa consisteva il patto col diavolo? La strega cedeva l'anima al diavolo e il diavolo dava alla strega i poteri magici e altri favori, come l'eterna giovinezza, come, oppure una giovinezza che durava molto più del normale e altre cose che erano collegate col patto col diavolo. Però nel momento che la strega stringeva il patto col diavolo, doveva praticamente cadere nelle grinfie dell'Inquisizione, perché secondo l'Inquisizione le streghe erano eretiche, apostate idolatri. Allora, apostate, che apostate chi è? È colui che rinnega la religione cristiana. Le streghe rinnegavano la religione cristiana per diventare adepte del diavolo. Poi erano idolatre perché idolatravano il diavolo diventava il loro signore, ed erano eretiche perché eresis in greco significa scelta, cioè è una scelta contraria ai canoni della religione cattolica. E quindi questi meccanismi qui fecero scattare la stregoneria, che era considerata crimine exceptum, cioè crimine reato eccezionale. E nel momento che la stregoneria venne considerata reato eccezionale, colpa eccezionale, scattò la tortura. E qua torniamo di nuovo alla tortura. Le streghe furono torturate in maniera crudelissima e folle. Io voglio ricordare solo due tipi di torture, perché l'elenco è lungo e non ci sarebbe il tempo di ricordarlo. La sedia della strega e l'ordalia. Allora, la sedia della strega, la strega si faceva sedere su una sedia di ferro resa incandescente e doveva restare seduta su questa sedia. Immaginiamo che tortura spaventosa, terribile e apocalittica, una sedia incandescente. Poi c'è da dire l'ordalia, un'altra tortura che si praticava contro le streghe. La strega veniva immersa con le gambe e le braccia legate in uno specchio d'acqua e si vedeva se affogava era innocente, se l'acqua l'accoglieva, se galleggiava era colpevole. Possiamo ben capire che le streghe che erano innocenti, quasi tutte, come ho detto prima, la grande maggioranza, affogavano in maniera crudelissima. Perché è chiaro che essere immersi nell'acqua e lasciati nell'acqua per molto tempo significava affogare in maniera crudelissima. Quindi queste erano le torture. E molte streghe morirono anche sotto, un po' presunte streghe, morirono sotto tortura o si suicidarono per evitare la continuazione della tortura. Allora, poi l'ultima cosa della stregoneria che voglio mettere in evidenza è che c'erano anche delle credenze di una continuità tra la stregoneria cristiana e quella pagana. Per esempio, nella caccia alle streghe che si scatenò in Italia, c'era la confusione da parte degli inquisitori che la stregoneria cristiana era una soluzione di continuità con quella pagana. E quindi la stregoneria cristiana traeva le proprie origini da quella pagana. Però con le differenze che ho detto prima, perché il sabba, il patto col diavolo, erano cose tipicamente cristiane. Nell'alto Medioevo, col canone episcopi che ho citato prima, si diceva che le streghe, oltre a essere adepte del diavolo, erano anche adepte della dea Diana, cioè la dea pagana, no? Diana, e formavano la cosiddetta Societas Diane. Diana guidava le streghe insieme al diavolo. Quindi vediamo come c'è una commistione tra paganesimo e magia, perché non ci dobbiamo dimenticare che la Chiesa Cattolica, sin dall'origine della sua storia, combattette una dura battaglia contro tre cose. Allora, le eresie, la magia e i resti del paganesimo.
Quindi in questo concetto della Societas Diane troviamo insieme magia, eresia e paganesimo. Una bella commistione che per uno storico è molto importante, per uno storico delle religioni. Quindi, come si vede, parlare della caccia delle streghe significa mettere in gioco molti concetti della storia delle religioni, dell'antropologia, della psicologia sociale, della sociologia. E praticamente è un argomento che per approfondirlo ci vorrebbe una trasmissione intera, ci vorrebbe un'ora e più intera. Però penso di aver detto già abbastanza sul concetto di stregoneria nel Medioevo, no? Sì, infatti, per approfondire certe tematiche magari ci vorrebbero almeno 2 ore o se non 3, Sì. per dare giusto un accenno. A questo punto vuoi parlarci praticamente come è cambiata, quali sono stati gli effetti della rivoluzione scientifica sulla pratica e la percezione della magia? E beh, chiaramente è cambiato tutto perché, diciamo, nel Settecento, si ha una concezione diversa della magia. Come era intesa la magia? Viene intesa essenzialmente come superstizione. Ecco. La caccia alle streghe finisce nel 1750, tranne dei rari casi, perché con la rivoluzione industriale, col Settecento, diciamo, la magia ha una connotazione negativa, cioè viene definita, prevale lo scetticismo sui poteri magici. I poteri magici non esistono. Anzi, io vorrei fare un parallelismo, se mi permetti, un excursus storico fra 400, Rinascimento, tra rivoluzione industriale che hai detto tu e Romanticismo, perché ci fa capire come cambia la concezione della magia, diventa antitetica. Nel Rinascimento la magia viene vista, io l'ho detto, l'ho accennato, nel Medioevo la magia era considerata collegata col diavolo, era opera dei demoni e basta. Quindi tutta era condanna bianca, rossa, nera, tutta opera dei demoni, tutta da stigmatizzare. Nel Rinascimento, e questo dobbiamo mettere bene in evidenza, la situazione diventa antitetica. La magia nel pensiero degli umanisti italiani diventa una nobilissima arte, diventa la parte pratica della filosofia naturale. E allora io qui devo parlare di Massilio Ficino, devo parlare di Pico della Mirandola e anche di Gerolamo Cardano. Allora, nasce il concetto di magia naturale, che è una creazione proprio del Rinascimento. Cos'è la magia naturale per Massilio Ficino? È una magia che non affonda le radici assolutamente nel potere dei demoni, ma nel potere della natura. Quindi la magia naturale è quella magia che si basa sulla conoscenza delle leggi della natura. Stiamo attenti, quindi leggi della natura, sulla conoscenza degli enti sublunari e delle loro proprietà occulte. Marsilio Ficino, nelle sue opere, per esempio l'Apologia, dice che la magia ha dei compiti nobilissimi e altissimi da ammirare al massimo grado. Che cos'è la magia per Marsilio Ficino? In primo luogo, la magia ha l'importantissimo compito, secondo l'umanista italiano, di ricostituire l'unità, di eliminare la separazione tra uomo e Dio, tra Dio e l'universo. Quindi la magia per Marsilio Ficino è un'opera di caritas, addirittura così definisce l'umanità, dell'uomo verso l'universo. È un dovere quasi religioso dell'uomo per ovviare al peccato originale. Quindi siamo all'antitesi, attenzione, tra magia demoniaca, tra la teoria dei segni di Agostino che ho citato prima e la concezione di Massimo Ficino, magia che restituisce all'uomo l'identità di immagine di Dio, di mago Dei, ce ne corre. Quindi, e poi la magia non finiva qua per Marsilio Ficino, e aveva anche la caratteristica di portare all'assimilazione dell'uomo a Dio. La magia quindi rendeva l'uomo assimilabile a Dio, almeno per alcuni versi. Quindi,
c'erano anche i rapporti del pensiero magico di Ficino tra magia e astrologia. Vediamo di metterli brevemente in evidenza. Allora, il mago, secondo Marsilio Ficino, doveva conoscere bene l'astrologia. Perché doveva conoscere bene l'astrologia? Perché doveva effettuare i vari riti soltanto quando le stelle, il potere delle stelle, era favorevole a tali riti. Quindi non poteva fare il rito in qualsiasi momento gli sembrava opportuno, ma doveva tener conto degli influssi delle stelle. Però a sua volta la magia evitava quello che si chiama determinismo astrologico, no? Nel senso che la magia aveva il grandissimo potere, secondo Marsilio Ficino, di indirizzare, manipolare, attenzione a questa parola, manipolare gli influssi astrali per renderli favorevoli agli uomini, per renderli in grado di essere graditi agli uomini. Quindi questo Marsilio Ficino nega il determinismo astrologico. Non è vero che l'influsso delle stelle rende l'uomo un burattino, una marionetta, ma l'uomo può manipolare anche l'influsso delle stelle, che comunque esiste. Quindi Marsilio Ficino è un teorizzatore della grandezza della magia, della nobiltà della magia, come quintessenza della natura umana, come in grado di portare l'uomo ad altissimi livelli. E anche Pico della Mirandola ha una concezione molto positiva della magia, no? Perché secondo Pico della Mirandola, la magia trae la propria origine, la magia naturale, sempre di cui ho parlato prima, trae la propria origine da Dio stesso. Dio è la fonte che legittima la magia, quindi non il diavolo, Dio. Siamo all'antitesi della concezione medievale. E anzi, Marsilio Ficino si spinge ancora, Pico della Mirandola, dice che la magia è legittimata dalle Sefirot. Ora devo spiegare brevemente cosa sono le Sefirot. Le Sefirot sono un concetto della Kabbalah ebraica, sono praticamente gli intelletti separati. Per dirlo in maniera semplice, le Sefirot sono le emanazioni dirette di Dio. Quindi queste sono le Sefirot, tradotto in linguaggio più semplice, sono l'espressione diretta della creatività divina. E Marsilio Pico della Mirandola dice che la magia è un'attività vocale e linguistica che trova la sua base non nel libro della natura, ma trova la sua base addirittura nella Bibbia, quindi nel linguaggio della Bibbia, nel linguaggio della Torah. La Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, scritti in lingua ebraica. Quindi per Pico della Mirandola, la lingua ebraica è sia la lingua della Torah, dei primi cinque libri della Bibbia, sia la lingua della magia. La magia deve utilizzare la Torah. E infine l'ebraico è la lingua che ha usato Dio per creare l'universo, Dio. Quindi vediamoci, la magia è da considerare al massimo livello, nobilissima arte. Poi Pico della Mirandola differenzia pure la magia naturale dalla magia demoniaca, perché per Pico della Mirandola esisteva anche una magia demoniaca. Pico della Mirandola ci credeva, no? E disse che la differenza tra magia naturale e magia demoniaca era proprio nel fatto che la magia naturale era legittimata da Dio, mentre la magia demoniaca era legittimata dai demoni. Quindi vediamo come nel Rinascimento la magia è stata nobilitata. Però già nel 600-700 cambia la situazione, mentre nel 400 la magia era nobile arte, era la quintessenza della natura umana e chi che ne ha più ne metta. Nel 600-700 era superstizione, era oscurantismo, nel senso che la magia, secondo gli autori del 600-700, ma più del 700, tarpava le ali all'umanità, impediva all'umanità di percorrere la strada della scienza,
della conoscenza della razza, perché non ci dimentichiamo che nel Settecento si adora la dea ragione degli umanisti. Quindi la ragione, la razionalità è tutto. E la natura umana è vista solo in chiave razionale, in chiave di dea ragione. E la magia venne messa ai margini, venne messa alla porta, venne emarginata. Però un altro cambiamento di scena che io devo mettere, il romanticismo, l'Ottocento. Nel romanticismo la magia di nuovo torna in auge. Per esempio, non nel romanticismo italiano, lo devo mettere in evidenza, ma nel romanticismo tedesco, in quello inglese, il soprannaturale, la magia, gli spettri, tutto il mistero attirava molto i romantici inglesi e tedeschi. Per cui anche un grande romantico come Byron era attratto dalla magia, per esempio, no? Quindi la magia tornò in auge e proprio nell'Ottocento abbiamo un secolo in cui si ha il ritorno della magia, ma anche dell'occultismo in generale. E allora cosa possiamo dedurre da tutto questo? Che possiamo dire della magia come è stata vista dagli storici sociali e dai. È un'alternanza la magia. Si è passata dalla demonizzazione della magia, all'esaltazione, alla critica e alla riscoperta della magia. E anche nel mondo moderno. Io vorrei dire due parole sul mondo contemporaneo. Allora, il mondo contemporaneo si ha un ritorno della magia, eh? Questo dobbiamo mettere. Già il dato, io ho letto un dato qualche giorno fa che circa 5 milioni di italiani vanno dai maghi, dai cartomanti, dagli astrologi. Quindi è un dato significativo, è un numero considerevolissimo. Ma la magia è tornata nella sua veste neopagana, perché abbiamo dei gruppi magici molto forti, molto attivi, che si danno molto da fare, che sono gruppi neopagani. Quello più famoso, più numeroso, più attivo, soprattutto nei paesi anglosassoni, è la Wicca. La Wicca è una religione magica di impostazione neopagana che adora la dea o il dio con le corna, che non è il diavolo, attenzione, non confondiamo il dio delle corna con il diavolo, ma è una divinità pre-cristiana praticamente, no? Quindi in pratica il ritorno della magia è una delle caratteristiche dominanti che io ho approfondito in vari miei articoli, diciamo, perché mi ha sempre colpito come già dal Novecento, dalla seconda metà del Novecento, c'è questo ritorno in grande stile della magia. E nell'universo magico contemporaneo noi troviamo tre elementi. Ora parlo da sociologo più che altro, non più da storico. Allora abbiamo la folk magic, i gruppi magici e la cultura esoterica. Cosa sono questi tre elementi del multiprospettico universo magico contemporaneo? Allora, la folk magic sono il rapporto mago-cliente, no? Che è un rapporto strumentale, nel senso il mago va dal cliente per risolvere dei problemi, il mago tenta di risolvere i problemi e viene pagato dal cliente. Quindi non c'è niente, diciamo, di rapporto affettivo, di rapporto di altro tipo che non quello strumentale. Nei gruppi magici il discorso cambia. Nei gruppi magici, in cui c'è la Wicca, ma ci sono anche altri, no? I rapporti interpersonali sono improntati all'amicizia, alla collaborazione, alla solidarietà reciproca. E quindi è un mondo tutto diverso. Poi c'è la cultura esoterica, terzo livello dell'universo. E la cultura esoterica rappresenta il livello più sofisticato, più alto del pensiero magico. E ci sono alcuni esoteristi, alcuni cultori del pensiero esoterico che oggi vanno molto di moda. Basti pensare solamente a René Guénon o a Jules Evola. Quindi studiare la magia contemporanea significa studiare anche il ritorno del paganesimo, che è un altro fenomeno molto interessante. Significa studiare una bella pezzo, un bel pezzo, una bella parte della società moderna. E io vorrei solo dire che le streghe neopagane ci tengono molto, voglio concludere la trasmissione con questo concetto, perché so
che le streghe della Wicca ci tengono molto, a non essere confuse con le streghe sataniste, perché le streghe sataniste sono le adoratrici del diavolo, no? Di cui ho parlato anche in precedenza, quindi commettono anche dei crimini satanici. Invece le streghe della Wicca amano la natura, amano il rapporto interpersonale, quindi sono soprattutto portate al contatto con la natura. Quindi molti riti delle Wicca avvengono nei boschi, avvengono nelle foreste, avvengono a contatto con la natura. E poi hanno ripreso molti riti della magia celtica. C'è un ritorno anche della magia celtica, della società moderna. Quindi magari si potrebbe fare un discorso molto interessante proprio su questo ritorno della magia. Però in una trasmissione di carattere generale come la nostra, dove siamo partiti dalla magia della preistoria, magari è sufficiente dire che la magia non è finita. La magia è sempre forte. Si crede nella magia anche nella nostra società, che è una società, diciamo, de dell'era spaziale, una società dove l'uomo è arrivato sulla Luna, dove arriverà su Marte, secondo alcuni sa non poco, però in questa società c'è il reincanto del mondo. A me piace utilizzare questa parola per chiudere la trasmissione. Weber, Max Weber, il grande sociologo, aveva parlato di disincanto del mondo ai suoi tempi, no? Cioè che era finita la visione metafisica del mondo, c'era solo la razionalità, solo la fredda e arida razionalità. Invece col New Age è cominciato, è tornato il reincanto del mondo, sono tornate le entità soprannaturali, fate, gnomi, elfi, spiriti della natura, elementali, dea madre, divinità pagana. Sono tornate in grande stile queste divinità che erano state cancellate nel Settecento, di cui ho parlato prima, e col ritorno di queste divinità è cambiato il panorama culturale. Quindi penso di aver fatto un panorama abbastanza comune. Se hai qualche altra domanda, Pierri, dimmi pure. Non sento. Scusami, avevo staccato il Ah. microfono. Hai fatto un bel panorama sulla, come dice il titolo, breve storia della magia, anche perché poi per ognuno di questi periodi temporali della magia avrebbero tutti bisogno di un approfondimento. Come hai detto te, siamo arrivati all'era moderna e quindi anche la magia, che non so se si potrebbe staccare dall'uomo, perché fa parte dell'uomo in un certo senso, si è trasformata prima con la nuova era che è iniziata all'inizio del Novecento, fine Ottocento, sia esplodendo poi negli anni Sessanta, sia con la cosiddetta magia quantica, che è una magia che abbraccia la fisica quantistica e ne prende i concetti e li rimodernizza nuovamente. Quindi non so se volevi concludere su queste parole, volevi fare la tua considerazione o finiamo qua. Ma potremmo anche finire qua, potrei solo dire che la magia, io vorrei chiudere così, semplicemente che la magia fa parte della natura, ha sempre fatto parte della natura umana, farà sempre parte della natura umana e avrà sempre un ruolo importante. Non la si può mai sottovalutare perché fa parte dell'essenza dell'uomo in tutte le epoche storiche. Io vorrei chiudere con queste parole la trasmissione. Benissimo, e allora con queste parole concludiamo. Grazie professore, grazie Giovanni per essere stato qui con noi e ringraziamo tutti gli ascoltatori di questa sera e chi ci vedrà in differita e auguriamo tutti una buona continuazione di serata. Ciao, Pippi.